più con il cuore che con la testa, più con la grinta che con la tecnica. Il marcianista, soffrendo, sbuffando, in inferiorità numerica per 70 minuti, doma la spalla, la sorpassa in classifica e vive momenti più sereni. Vittoria limpida contro una formazione dal nome e dal lignaggio altisonanti, ma sul campo timida e senza mordente. Boccolini si affida inizialmente ad un 4-3-3 produttivo ed effervescente per 20 minuti. Poi Gaetano Pozziello, genio e sregolatezza più forti della sua pur ventennale esperienza, si fa espellere con una stupida doppia ammonizione e cambia la partita. Muta il canovaccio, si ribalta lo scenario. Tre quarti di campo sono degli estensi che spingono, pressano, invadono l'area di rigore campana, ma non trovano mai il guizzo di fantasia occorrente per demolire il fortino dei locali. Cipriani sgomita e si danna, ma non trova stacchi determinanti. In difesa il marcianese argina e riparte, pur difendendosi dà sempre l'impressione che la sua manovra sia più fluida. Gol partita al 20° del primo tempo, lancio al bacio di Pozziello, omissis dei difensori ospiti, Romano aggancia, gira capecchi e mette dentro. Poi solo assalti della spalla, pericolosa proprio allo scadere, con una punizione di Migliorini rinduzzata dai pugni di Fumagalli e con l'unico spunto di Cipriani, con il portiere di casa che si salva con i piedi. Spal sul fondo, marcianese in risalita e per quanto si è visto, giusto così. Profonda delusione, non si può giocare così. Noi non abbiamo ancora capito come si giocano questi campionati, perché se siamo alla 16ª giornata e giochiamo senza rabbia, senza determinazione e per 70 minuti giochiamo in 10 contro 11 e non riusciamo a raddrizzare una partita e non riusciamo a fare un'azione degna di nota a parte gli ultimi 10 minuti, qui c'è qualcosa che non va e non è nell'allenatore, è nella società. I giocatori, gli avevo detto che non c'erano alibi quando abbiamo cambiato l'allenatore e mi sembra che oggi abbiamo visto in tutta la loro chiarezza che veramente i giocatori devono cambiare atteggiamento. Non si può giocare con così, giochiamo a due all'ora, tocchetti semi, sembriamo su un altro pianeta, gli altri corrono e randellano e noi invece stiamo qui e cerchiamo e ci lamentiamo dell'arbitro, ci lamentiamo di questo. Non abbiamo ancora capito che invece il calcio in queste categorie vuol dire correre e essere determinati, e se non facciamo così non andiamo da nessuna parte. Quindi adesso a questo punto devono dimostrarmi che meritano di stare a Ferrara e stare alla SPAL e siamo dentro ai play-out, quindi dobbiamo renderci conto che siamo una squadra che deve fare punti perché dobbiamo tirarci fuori da una situazione molto critica, visto che pensiamo di essere una squadra che non merita di stare nei play-out. Adesso voglio vedere che i giocatori me lo dimostrino.